Allora, vabbè, io farò una parte, diciamo, che racconta un po' quali sono i motivi che hanno portato l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel mese di, non mi ricordo, settembre-ottobre a includere le carni rosse nella categoria 2A, quindi nella categoria di probabili cancerogeni per l'uomo, e a includere invece le carni processate, lavorate, come volete chiamare, nella categoria 1. Allora, già nel 2014, come sapete, praticamente la IARC agisce su stimolo di varie commissioni, per cui una commissione apposita aveva deciso in qualche modo che la IARC si dovesse occupare delle carni, quindi carni rosse e carni processate, tenendo conto le carni processate, tutti quelli che sono gli insaccati, giusta, carni in scatola, eccetera. Proprio perché si era rilevato dalla revisione di una serie di studi un eccesso di rischio. Un eccesso di rischio non elevato, quindi parliamo di rischi abbastanza bassi, pur tuttavia poteva essere un rischio che interessava un gran numero di persone, quindi avrebbe avuto sicuramente un grosso impatto dal punto di vista della sanità pubblica. Questo ha fatto sì che la IARC, proprio nel 2015, si occupasse della valutazione delle carni rosse e delle carni processate. Allora, quindi il giudizio finale è stato quello di attribuire il gruppo 2A alle carni rosse e nello specifico l'organo bersaglio è il cancro del colon retto e attribuire il gruppo 1 alle carni processate nello specifico lo stesso organo bersaglio, quindi cancro del colon retto. Cosa ha fatto la IARC? Il lavoro che fa sempre nel momento in cui valuta le sostanze per definirne i livelli di cancerogenicità. Praticamente esamina tutti gli studi che sono stati fatti nel tempo su un determinato argomento. Quindi in questo caso sono stati esaminati circa 800 studi epidemiologici, i quali hanno valutato proprio la relazione tra il consumo di carne e gli esiti di salute. E chiaramente sono studi realizzati in qualsiasi parte del mondo, quindi studi realizzati in Europa, studi realizzati nel Nord America, studi realizzati in Australia, in Nuova Zelanda, eccetera. Quindi parliamo di consumi di carne che possono essere completamente diversi perché si tratta di persone anche appartenenti a etnie e contraddizioni diverse. Naturalmente lo studio maggiore è stato dato a quegli studi di coorte, quindi studi che hanno, immaginatevi lo studio EPIC, per chi lo conosce, uno studio in cui è stata fatta una misura di alcuni parametri biologici e delle abitudini alimentari in un tempo X, dopodiché le persone arruolate, diciamo così, in questo studio sono state seguite nel tempo. Si è trattata proprio di uno studio di coorte di tipo prospettico. Quindi è stato dato nella valutazione un peso particolarmente rilevante a tutti quegli studi che disponevano di dati quantitativi, quindi rilevati attraverso delle misure il più oggettivo possibile. Nel caso dello studio EPIC, che quasi tutti noi conosciamo, è stato fatto un questionario in cui sono state sottoposte le persone addirittura delle immagini per identificare la quantità di alimento che veniva consumato. Quindi chiaramente non si è misurato, non si è stati lì a misurare quanto una persona mangiasse, ma è stato rilevato in un modo, diciamo, abbastanza oggettivo. Chiaramente quindi il peso maggiore è stato dato a quegli studi che usavano anche dei questionari validati, quegli studi che includevano un numero di persone che fosse chiaramente rappresentativo e prendevano in considerazione i principali confondenti. Immaginate voi quanti possono essere i confondenti che esistono nel momento in cui noi valutiamo una dieta, anche perché non stiamo parlando di una situazione semplice come fumo di sigarette col polmone, ma stiamo parlando di una situazione molto complessa in cui i nutrienti sono effettivamente molti. E quindi distinguere uno dall'altro è sicuramente più difficile. Quindi i dati positivi che sono stati ritenuti rilevanti, che hanno determinato la valutazione, provengono essenzialmente da 14 studi di coorte rispetto alla carne rossa.
l'associazione quindi di positività tra il cancro del colon e il consumo di carne è stata rilevata nella metà di questi 14 studi di coorte considerati buoni, considerati affidabili, e chiaramente all'interno di questi studi considerati buoni esiste anche, è stato compreso, lo studio EPIC, che come sapete interessa una decina di paesi europei. Per quanto riguarda invece l'associazione tra le carni lavorate, quindi gli staccati, le prove, diciamo, di associazione positiva con cancro del colon sono positive in 12 studi fra i 18 studi ritenuti rilevanti per questa associazione. La maggior parte di questi studi arrivano da Stati Uniti, Giappone ed Europa. Allora, però, come sapete, esiste un rischio, e adesso vediamo quale, in cui praticamente è stato fatto diciamo, il rischio è stato rilevato nel caso di un consumo per le carni rosse di 100 grammi al giorno per persona, è stato rilevato un aumento del 17% del rischio del cancro del colon. Nel caso di instaccati, in quantità diminuisce a 50 grammi al giorno e il rischio è del 18%. Ma cosa vuol dire questo rischio? Allora, noi partiamo da una base di rischio del cancro del colon retto per la popolazione generale del 5%, diciamo che l'attesa è attorno al 5%, per cui nel momento in cui noi facciamo il 18% di questo 5% abbiamo un aumento di rischio nella popolazione del 6%, quindi di un punto percentuale. Chiaramente questo è un rischio decisamente basso, un rischio più basso rispetto a quello che possiamo dire rispetto alle sigarette e così via, ma è tuttavia un rischio che, come ho detto prima, può interessare un gran numero di persone, comunque un rischio che tutto il corso della vita può portare decisamente a questo aumento. Abbiamo anche la IAR che si è espressa anche rispetto ad altre sedi tumorali, per cui per quanto riguarda la carne rossa esiste anche, ma le evidenze, quindi le prove a favore di questa associazione non sono ancora sufficienti per il cancro del pancreas e il cancro della prostata, quindi sono evidenze ancora limitate, mentre per le carni processate essenzialmente abbiamo come organo bersaglio secondario, per cui l'evidenza ancora non è certa, il cancro dello stomaco. Allora, questa è una diapositiva che ho preso appunto da un articolo che poi vi darò riferimento e parla proprio di quello che può essere la prevenibilità dei tumori nel caso di agendo su alcuni fattori della dieta. Naturalmente nel caso del colon retto questi sono fattori di rischio, nel senso che diminuendo del 10% il consumo di carni processate, del 5% il consumo di carni rosse, avremo una diminuzione del cancro del colon retto e, no, scusate, avremo una diminuzione del 10% e del 5% di questi tumori diminuendo il consumo di carni rosse processate, mentre in altri casi le associazioni sono positive, cioè avremo nuovamente protettiva la frutta nei confronti del cancro della bocca, della faringe e della laringe, i vegetali non amidacei. Per esempio la riduzione del consumo di sale nel caso del cancro dello stomaco, l'aumento di frutta nel cancro dell'esofago e nuovamente l'aumento di verdure non amidacee, non starci vegetevole nel cancro dell'esofago. Quindi anche nel cancro del colon retto risulta protettivo l'utilizzo di cibi ricchi in fibre e la diminuzione sicuramente delle due tipi di carni processate e carni rosse. Quindi nel caso di esiste ancora questa, diciamo, volevo ancora presentare questa slide in cui praticamente si vede una differenza nei consumi, in questo caso per persona, qua sono espressi in grammi al giorno, nel caso dei liquidi in millilitri
al giorno di, considerando una, per persona, considerando diciamo che chi vive in famiglia più o meno consuma le stesse quantità, perché si tratta di passare il caffè su famiglie. In questo caso voi considerate che abbiamo sicuramente nelle zone del sud Europa un incremento di frutta, vegetable impulses sono gli ortaggi, insomma, i vegetali e i legumi. I cereali sono molto diffusi anche nell'Europa centrale e nell'Europa dell'Est, mentre nelle zone dell'Europa del Nord abbiamo un consumo molto elevato, ad esempio, di latticini. Per quanto riguarda le carni, abbiamo un consumo effettivamente più elevato nelle zone del Sud Europa, che sono appunto le zone in cui è compresa l'Italia, mentre un consumo più basso, per esempio, di carni processate, di carni lavorate. E lo stesso vale per esempio per il pesce, che è molto più diffuso nell'Europa del Sud. Allora, adesso cerchiamo di capire, al di là degli studi epidemiologici, quella che può essere la plausibilità biologica di questa associazione, cioè perché la carne, diciamo, determina questo tipo di tumore. Allora, le sostanze coinvolte sono essenzialmente queste. Allora, il ferroeme, che è praticamente la componente dell'emoglobina, della mioglobina, ed è presente nei citocromi, ed è presente in misura maggiore nelle carni rosse rispetto ad altri tipi di carne, e quindi già ci può far capire come mai parliamo di carne rossa e non quindi di carne bianche. Poi abbiamo i composti, gli N-nitroso composti. Gli N-nitroso composti sono dei composti che sono di origine, possono formarsi nel nostro organismo a seguito di alcune reazioni, e sono composti che hanno alcune particolarità, sono composti molto reattivi che possono determinare dei danni al DNA o possono creare addirittura degli intoppi al DNA, determinando quindi mutazioni e quindi, diciamo, essere iniziatori nel processo di cancerogenesi. Poi abbiamo due sostanze che effettivamente si formano indipendentemente dal fatto che si parli di carne rossa, per cui si tratta degli IPA, che sono appunto gli idrocarburi policiclici aromatici, che conosciamo perché sono presenti anche in atmosfera, sono degli inquinanti liquidari, che si formano essenzialmente nei processi di cottura della carne. E poi, ancora diciamo non secondarie, sono le ammine aromatiche eterocicliche. Nuovamente sono composti che si formano in questo caso in maniera indipendente, cioè non dipende dal tipo di carne, possono formarsi nella carne di pollo, nei altri tipi di carne, nel senso che dipendono essenzialmente dai tipi di cottura. Ma vediamo nello specifico. Come vi dicevo, una serie di articoli parlano proprio di questa capacità del ferroeme, che è semplicemente questa formula qua, un po' terribile, ma che somiglia un po' alla clorofilla. Qui abbiamo questo anello porfirinico, che è quello che sta intorno al ferro. Il ferro nella zona centrale è legato a quattro azoti attraverso quelli che vengono chiamati composti di coordinazione, dove ci sono praticamente dei legami molto deboli, sono questi tratteggiati. E questi composti hanno delle particolarità, sono dei catalizzatori, ovvero rendono più facili le reazioni chimiche, le accelerano. Il ferroeme è presente nei globuli rossi e, come ho detto prima, è presente in quantità decisamente maggiore, ed è responsabile anche del colore rosso della carne, in quantità decisamente maggiore nelle carni rosse rispetto appunto ad altri tipi di carne. Vedete il secondo, il nitrosilene. Nel momento in cui noi abbiamo una carne che viene ad essere conservata, questa carne viene addizionata di alcune sostanze, essenzialmente l'addizionata di nitrati e di nitriti, che hanno una funzione, che è proprio quella di conservarla, perché agiscono ad esempio nei confronti della tossina del botulino, per cui servono proprio come conservanti. Nitrati e nitriti che possono determinare la formazione di quest'altro composto, in cui voi vedete sempre
il ferroeme, che ha però legato lassù un gruppo NO. Questo gruppo NO è proprio il gruppo di cui vi parlavo, questo gruppo nitroso che rende questo catalizzatore, quindi rende nitrosileme decisamente più potente, cioè riesce ad agire in maniera molto più efficace rispetto ad una serie di reazioni che possono portare, perché voi sapete che appunto nel momento in cui noi ingeriamo la carne, ingeriamo proteine, quindi ingeriamo amminoacidi, ingeriamo quindi gruppi amminidi e amminici, contenenti quindi azoto legato in vari modi, e il fatto che esista un catalizzatore, il fatto che esista cioè una sostanza in grado di rendere più semplice questa reazione, proprio perché il catalizzatore ha questa funzione, noi abbiamo una formazione nel lume intestinale, perché questa sostanza arriva nel lume intestinale, delle cosiddette nitrosammine, dove la particolarità risiede proprio nel legame tra l'azoto e lo legame con l'ossigeno. Azoto, che in questo momento non voglio farla lunga, ma praticamente degli elettroni che lo rendono molto reattivo, perché questo perché sono un equilibrio elettronico, lo rende molto reattivo. Il fatto che sia molto reattivo fa sì che vada a legarsi facilmente con macromolecole e quindi con DNA. Come vi ho sottolineato, nel momento in cui noi abbiamo le carni lavorate o comunque delle carni che hanno all'interno il nitrosilene formatosi proprio per reazione tra questi gruppi nitrati che vengono aggiunti e l'eme, noi abbiamo che questa funzione di catalizzatore è 5-6 volte più efficace, quindi abbiamo la produzione di un maggior numero di nitrosammine. Un altro processo in cui che vede diciamo, protagonista il ferroeme è quello in cui noi abbiamo la perossidazione, l'ossidazione lipidica proprio di acidi grassi poliinsaturi, acidi grassi poliinsaturi nuovamente derivati dalla dieta, in cui in questo caso nuovamente nel lume intestinale, quindi nella zona dell'intestino, si hanno diciamo la funzione nuovamente di catalizzatore di formare due aldeidi particolari, che sono la dialdeide malonica e il 4-idrossinenanale, entrambi sono aldeidi che possono determinare danni al DNA. Anzi, questo diciamo riassume tutto quello che ho detto, magari un po' più complicato, ma lì sopra vedete abbiamo la carne rosse, che al loro interno abbiamo visto che contengono il ferroeme, che agisce come catalizzatore, mentre le carni processate al loro interno hanno nitrosilene, proprio perché si è avuta questa reazione. In questo caso il catalizzatore determina una quantità di quelli che vi ho fatto vedere prima, no? Composti, vengono chiamati apparent total N nitroso compounds, quindi una quantità di questi composti col gruppo N doppio legame O che determina il danno DNA, oppure degli addotti, che quindi sono i primi iniziatori del processo di mutazione. L'altro processo è un processo, nuovamente nitrosilene e eme sono catalizzatori nella perossidazione lipidica, quindi dei lipidi che arrivano, come avete visto, dalla dieta, nuovamente olio, eccetera, per dare queste due aldeidi di cui vi ho parlato prima. La prima dà un effetto sul DNA e la seconda va addirittura ad essere direttamente genotossica, cioè ecitotossica, ovvero agire su un gene specifico che è identificato come importante nello sviluppo del tumore del cancro del colon retto. Quindi vedete che hanno sia funzione di iniziazione, quindi sia funzione di cambiamento, diciamo, del DNA e quindi di provocare la mutazione, ma sia funzione di promozione e sia di progressione di questi, diciamo, di questo tumore. La cosa che volevo ancora farvi vedere è questa. Voi vedete che esistono due sostanze, in particolare il calcio e la clorofilla, che hanno delle capacità di intrappolare l'eme, cioè in qualche modo renderlo meno disponibile, proprio perché formano dei legami. Mentre la vitamina C e la vitamina E possono rendere più difficile questo processo di catalizzatore e quindi rendere meno disponibile la formazione di questi composti gruppo N nitroso, mentre dall'altra
nell'altro processo, nella perossidazione lipidica, abbiamo che la presenza di polifenoli rende, diciamo, più difficile. Infatti questi sono inibizione e questa è chiaramente l'ipotesi di meccanismo. Questo per dire che comunque il fatto di mangiare carne può essere associata ad una serie di altre cose. Quindi abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di clorofilla presente in tutte le verdure di colore verde, abbiamo parlato di vitamina C, abbiamo parlato di vitamina E e di polifenoli presenti, come sapete, in una serie di sostanze. In sintesi, quindi, il ferro M presente nella, appunto, nel citocromo, nell'emoglobina, nella mioglobina, catalizza la formazione sia di questi composti nitrosi che sono, possono dare danno al DNA, e sia possiamo avere la formazione di queste due aldeidi. Come avete visto, però, questo effetto può essere inibito da alcune molecole, e quindi sali di calcio, clorofilla, e la stessa formazione di composti nitrosici è inibita dalla vitamina C e la vitamina E, mentre la perossidazione lipidica da alcuni polifenoli come la quercetina, e non vi ho messo a caso i capperi perché è contenuta nei capperi, la tocoferolo e i polifenoli presenti con la vitamina C, eccetera, polifenoli presenti, come sapete, anche il vino rosso, eccetera. Ulteriori conferme arrivano da questo secondo studio, uno studio che è stato fatto proprio per vedere la differenza tra il ferro inorganico, quindi il ferro assunto attraverso la dieta proveniente da verdure, solo di spinaci, che però per cui è meno disponibile, il ferro organico, cioè il ferro legato a questo gruppo M, quindi assorbito attraverso la carne. In questo caso si tratta di uno studio fatto su 12 volontari maschi di un'età adulta, in cui praticamente sono stati sottoposti tutti a una dieta. Nei primi 15 giorni sono stati sottoposti ad una dieta in cui mangiavano 60 grammi di carne rossa. Nel secondo periodo ne mangiavano 420 e nel terzo periodo avevano una dieta vegetariana, le persone, tutti 15 giorni. 15 giorni, 15 e 15 al giorno. Sì, no, ma sì, scusa, al giorno, per 15 giorni. Al giorno per 15 giorni sono stati seguiti. E nel contempo gli veniva dato da mangiare anche altro. Considerate che il livello di proteine era equivalente, cioè per tutti e tre avevano le stesse proteine, ed è stato fatto l'analisi nelle feci dei contenuti di questi composti che vi dicevo, no? Questi composti afferenti al compound, e vedete benissimo come nel consumo di nel periodo in cui venivano, nei 15 giorni in cui venivano fatti, veniva dato questo consumo, questi 420 grammi di carne, si aveva una quantità decisamente maggiore di questi composti, questi metaboliti del nitroso compounds. Un secondo protocollo, sempre dello stesso studio, fatto su 9 volontari, prevedeva sempre 3 periodi, ogni periodo era durato di 15 giorni, in cui veniva dati a tutti 60 grammi di carne, ma nel secondo periodo veniva aggiunto del ferro M sotto forma, appunto, non di carne, ma di patè di fegato, di spinaci, eccetera, in modo da avere la stessa quantità di ferro M dei 420 grammi di prima. Mentre nel terzo periodo veniva dato praticamente i soliti 60 grammi di carne, e oltre a questi veniva dato del ferro M, ma del ferro inorganico, quindi una pastiglia, una tavoletta di gluconato di ferro. Quindi in questo caso nuovamente si è visto che estrema sintesi di questo secondo protocollo, e si è visto che praticamente l'azione del ferro inorganico non era la stessa del ferro M.
per cui la produzione di composti, quindi l'azione di catalizzatore, è essenzialmente un'azione del ferroeme e non del ferro inorganico, che quindi non dava questa reazione. Anzi, la cosa che a me aveva anche un po' stupito è che praticamente nel protocollo 1, laddove venivano dati quantità basse di carne, si aveva la stessa quantità di composti, nitroso composti, della dieta vegetariana, quindi praticamente non si aveva notata una grossa differenza, e qua si parla chiaramente soltanto di composti e nitroso. E invece in questo caso, diciamo, questo secondo protocollo di questo studio viene a, in qualche modo, a dar ragione di questo meccanismo, cioè il meccanismo che effettivamente sia il ferroeme ad agire come catalizzatore e quindi sia la carne rossa con questa peculiarità ad avere questa, diciamo, questa pericolosità. Chiaramente più conosciuto è invece il meccanismo della produzione di IPA, che, come sapete, nel momento in cui la carne viene cotta, soprattutto su griglia, su carbonella, eccetera, abbiamo formazione di IPA. Perché? Perché succede che ad alta temperatura praticamente abbiamo che, se la carne è molto grassa, questo grasso va a cadere sulla carbonella, determinando la pirolisi praticamente di una serie di sostanze, determinando quindi l'IPA che vanno a depositarsi sulla carne. Quindi possiamo avere la combustione incompleta del carbone, il grasso fuso, come vi ho detto, ma ad altissime temperature possono anche avere reazioni tra gli stessi componenti della carne che possono determinare degli IPA, quali per esempio appunto i trigliceridi e il colesterolo. Quindi essenzialmente l'importanza è anche quella di agire con temperature non elevatissime ed agire comunque su carne non grassa. Nel caso di amine eterocicliche, anche in questo caso è una produzione che è una, diciamo, sono componenti che non sono legati essenzialmente alla carne rossa, ma sono tutti i tipi di carne, si formano durante la cottura a circa 300 gradi, quindi la temperatura deve essere molto elevata, e soprattutto quando questa cottura avviene per lungo tempo. Vedete che la reazione tra due componenti, la fenilalanina e la creatina, che sono praticamente due componenti stessi della carne, quindi una reazione che avviene tra i componenti stessi della carne a causa della temperatura, a causa dei lunghi tempi di cottura. Finisco dicendo che le carni lavorate, come già vi ho detto prima, oltre a tutto il resto, hanno all'interno anche una serie di composti, quali nitrati e nitriti, che, come vi ho fatto vedere prima, dunque i nitrati vengono ridotti già con la saliva in nitriti. I nitriti sono la base di parte, vengono messi per proteggere da botulino, eccetera, e i nitriti stessi, però questa volta nello stomaco, e forse questa è la causa dello stomaco come organo secondario nelle carni processate, nello stomaco danno già origine a questi composti in nitroso. L'IPA, come sapete, soprattutto in caso di affumicatura, ma penso che sia una affumicatura ormai quasi più, no, perché non esiste quasi più, nel senso che nei casi di una affumicatura tradizionale, quindi fatta attraverso proprio lasciando e esponendo l'alimento al fumo prodotto dal legno, chiaramente abbiamo una notevole quantità di IPA. Ma quello che ho letto ultimamente è che la affumicatura attualmente si fa in un modo diverso, cioè praticamente si fa attraverso il metodo del fumo liquido, e quindi si riesce in qualche modo a separare la parte di IPA in modo da esporlo ad un fumo che è già depurato, diciamo, di IPA. Questo è la revisione del codice europeo contro il cancro, è stata rivista proprio nel 2015, e sono una serie di azioni da fare per chiaramente ridurre il rischio di ammalarsi, fatto dall'OMS.
Vabbè, dice delle cose che sappiamo già tutti, però le dice in un modo molto sintetico. E vabbè, le prime non fumare, eccetera, le prende la tua casa libera dal fumo, sostieni le politiche che promuovono la casa libera dal fumo, attivati per mantenere un peso sano, svolgi attività fisica ogni giorno, limita il tempo che trascorri seduto, segui una dieta sana, e col punto rispetto alle carni, evita le carni conservate, limita il consumo di carni rosse e di alimenti ad elevato consumo di sale. Ve l'ho fatta vedere solo perché a corredo di queste, diciamo, 12 azioni per contro il cancro, è stato fatto un articolo molto interessante che da cui sono partita per cercare con tutti gli altri riferimenti, che è proprio un articolo pubblicato sul supplemento del Cancer Epidemiology, in cui praticamente per una di quelle affermazioni quindi, che avete visto prima rispetto a tutte le azioni, è stato fatto un articolo che diciamo dà conto di quello che è stato detto. Quindi vi ho messo qua i riferimenti, il primo è il riferimento alla IARC, che non ha ancora pubblicato la monografia relativa al consumo di carni, ma ha pubblicato qualche documento, per esempio questo qua, questo è un answer sulla carne, spiega diciamo, quali sono stati i motivi vari, un fatto molto divulgativo, non va nello specifico. Poi vi dicevo questo numero monografico del Cancer Epidemiology che spiega come mai tutte queste 12 azioni e poi vabbè l'articolo che abbiamo pubblicato su DORS che più o meno dice le cose che ho detto io facendo forse ancora un piccolo affondo anche sull'incidenza di cancro del colon di cui oggi non ho voluto parlare perché insomma una cosa che forse si sapevano maggiormente. Va bene, finito, lascio la parola.